Dagli studi di Rete Smash va ora in onda Sport on Radio. Commenti ed approfondimenti dello sport sipontino del fine settimana. Amici di Rete Smash, buonasera e benvenuti al 21° appuntamento di Sport on Radio, il rotocalco sportivo della emittente di Manfredonia in provincia di Foggia, ma ci tocca dire perché comunque abbiamo collegamenti da tutta l'Italia. Sport on Radio, il podcast di Manfredonia, che rimane poi per tutta la pagina per tutta la settimana sulla pagina di Rete Spazio Smash. Parleremo di calcio, di Serie A, come è nostra abitudine, ma andiamo subito a presentare gli ospiti, perché questa sera c'è una novità. Oltre al graditissimo Paolo Moneta, che ringrazio sempre per essere qui con noi, grazie Paolo. Fantastico, un super esperto di Serie A, tutti lo vogliono, e questo ovviamente non può che farci piacere, visto che abbiamo avuto l'onore di lanciarti nel esatto. Merito tuo. E poi Giorgio Carrera, un mio idolo. Buonasera. Ciao Giorgio, grazie. Grazie Antò, grazie dell'invito. Io volevo giocare da libero come giocavi tu quando ero ragazzino, ma non ho avuto gli stessi risultati, purtroppo, Giorgio. L'importante è che tu ti sia divertito. Stop. Quello sì. Giorgio, allora, raccontaci di... Tu sei stato un po' sfortunato in carriera, perché qualche incidente ti ha... No. Qualche infortunio ti ha troncato un po' la carriera. Però raccontaci quel fantastico anno a Vicenza, Giorgio. Beh, come si creano quelle realtà? Ci sono delle magie certe volte nel calcio che non riesci neanche a capire fino in fondo. Cioè, io è da quando sono nato che dico che il calcio è razionalità allo stato puro. Se tu tiri via la TEF, che vuol dire tecnica estro fantasia, altrimenti è il gioco più stupido che ci sia, diventa uno sport inguardabile. Io ho avuto la fortuna di giocare nel tempo in cui avevamo tra i piedi quel benedetto pallone. Adesso per qualcuno il pallone diventa un problema. Però basta andare a vedere come fanno allenare i ragazzini al giorno d'oggi. Io non avrei mai fatto il calciatore, avrei fatto il tennista con l'allenatore che volevo io, perché io sono sempre stato abituato a fare quel cavolo che volevo. Ho sempre fatto accettare agli allenatori quello che ero capace di fare, e quello che poi da allenatore chiedevo ai miei ragazzi quando ho allenato qui a Vicenza gli allievi regionali e nazionali il secondo anno in Serie A. Io dicevo sempre, presentandomi da loro, non fate mai quello che dicono gli allenatori. È chiaro che loro si guardavano in faccia come dire: oh, pistola, adesso vi spiego, io vi do l'organizzazione nella massima libertà d'espressione. Se ne scartate 3 o 4 è triste, 5 o 6 comincio a divertirmi. Partitine rigorosamente a tocchi liberi con masturbazione della palla. Adesso quando vado a vedere gli allenamenti, ma non vado mai perché cioè, sto male per questi ragazzi, veramente mi piange il cuore e dentro di me dico: non imparerete mai questo giochino, mai, perché non ve lo fanno giocare. È cambiato tutto, caro Antonio. Per come mi ricordo io, tu sei nato almeno 20 anni prima. Fossi nato 20 anni dopo, secondo me avresti potuto fare tutti i ruoli col gioco con il fratello. No, ma guarda che io. Con i tuoi piedi, secondo me sei nato troppo in anticipo. No, io sono nato, come ti ho detto prima, nel periodo più bello di questo giochino, dove dominava la tecnica. E se tu mi dicessi: ma quel Real Vicenza che ha fatto innamorare tutti, come giocavate? Io non te lo so dire, io ti avrei detto. Eravate pochi tecnici, Paolo, Giorgio, specialmente no. In difesa si puntava l'uomo da marcare e si passava la partita così. No, intelligentemente marcavi l'uomo quando era giusto marcarlo.
non c'è la stupidità che c'è adesso di queste marcature a zona che poi vedo ancora che si abbracciano come due innamorati, tre innamorati, quattro innamorati. Vedo di quei falli in posizioni del campo dove basterebbe staccarsi di un metro e prenderesti tu la palla all'avversario, invece fanno questi falli veramente stupidi da dietro. Io credo che ci sia stato un crollo nell'intelligenza di questo sport. Io sono uno che amava Gianni Rivera. Che foto di quella splendida Real Vicenza, perché davvero fece incantare... Sì, però il merito, Antonio, è tutto di Gibi Fabbri. Gibi Fabbri era sì l'allenatore, ma era un padre. Era uno che, come arrivamo, la prima cosa che disse in mezzo al campo: guai a chi butta fuori la palla dal rettangolo di gioco. Io ero sdraiato in campo al mitico Menti e volevo alzarmi e andarlo a baciare in bocca, perché ho detto: questo qui è il mio allenatore. Perché io venivo da Reggio Emilia, dove il povero Carmelo Di Bella mi diceva sempre: Giorgio, ma almeno nell'area piccola spazzala via. E io gli rispondevo sempre la stessa maniera: vuole uno che la butta via, fa giocare lui. E indicavo il più vecchio di tutti, che era Franco Marini: vuole uno che la butta via, fa giocare lui. Ma si gioco io? Mai. E sono sempre stato così, ho sempre fatto accettare agli allenatori quello che ero capace di fare. Poi è chiaro, è sempre il campo che deve decidere per te, perché io ho sempre fatto quel cavolo che volevo, però alla domenica per me parlava il campo, altrimenti mi avrebbero detto: bambino, ritorna in fabbrica da dove venivi, perché io fino ai 18 anni ho lavorato in fabbrica, per cui so cosa vuol dire fare l'operaio e dai 18 anni in poi non fare più niente per tutta la tua vita, che non si guadagnavano i soldi di ora, per carità, però è bastato avere un po' di intelligenza, un po' di buonsenso. E adesso ho 67 anni e non faccio un cazzo ancora dai 18 anni fino ad oggi, non ho fatto più niente in vita mia. Senti Giorgio, però tutto sommato potevate avere più fortuna voi di quel gruppo, a parte Paolo Rossi che ha avuto l'esploit che ha avuto, tutto sommato gli altri, sì, Cerilli ha fatto qualcosa, ma gli altri tutto sommato... Beh, Pippo Filippi ha vinto vinse ancora il Guerin d'Oro a Napoli. Per cui Pippo Filippi, a parte che grazie a GB Fabbri che gli ha dato un non ruolo, perché se ritorniamo sul discorso come giocavate, io non uso i prefissi del telefono perché odio i prefissi del telefono, per cui io non ti posso dire giocavamo 4-3-3, no, a volte erano due in difesa e noi eravamo nove tra metà campo e attacco la parte di là. Il gol che fece a Pescara Giuseppe Leli è un qualcosa che a Coverciano dovrebbero far vedere, perché lì c'è l'intelligenza di una squadra, dei ragazzi che facevano parte di quella rosa, perché tu pensa, il Pescara aveva appena fatto l'1-1, l'area nostra piena così di loro e di noi, come prese la palla il povero Giancarlo Salvi, un genio, e siamo partiti io e Beppe Leli, cioè due difensori che abbandonano la difesa piena di uomini. E Paolo Rossi taglia il campo e si porta via Galbiati e Andreuzza. Io e Beppe ci siamo trovati con questo lancio meraviglioso di Giancarlo Salvi con tutta la metà campo del Pescara aperta. E io da dietro che dicevo: Beppe va avanti, Beppe sta calmo, come uscì Piloni di piattone e fece gol. E quelle quando io sento sempre parlare gli schemi, sia ieri schemi. Giorgio sai chi? Come? Dico, sembra che sia ieri da come lo racconti. Beh, io sono ancora là, io come se fossi ancora là dietro a Beppe e che gli dicevo: vai avanti sta calmo, punto. Ma la roba più bella è stata sul pullman, che sentiamo Pippo Filippi urlare no, siccome lui è uno che giocava i cavalli alla schedina, e allora io gli dissi: no, non dirmelo, Pippo non dirmelo, è saltato fuori che aveva messo Pescara Vicenza 1x, è uscito il 2 e si è mangiato il 13. Gli abbiamo detto tante di quelle parolacce da far paura: non avevi fiducia in noi. Ma questo per dire che noi siamo sempre stati molto goliardici, molto... No, noi ci divertivamo veramente, ma questo grazie a questo mister meraviglioso, fantastico, incredibile, a cui io do il 99,9% del miracolo Vicenza, perché Paolo Rossi è stato inventato da GB, Pippo Filippi è stato inventato da GB dandogli il non ruolo, poteva andare dove cavolo voleva e c'era questa massima libertà d'espressione. Io dietro non c'ero mai, infatti quando
una mia carissima amica Anna Belloni fece la domanda a Valeriano Prestanti, che vive lì a Monopoli, che era il nostro stopper, e Anna gli fa: ma com'era giocare con Giorgio Carrera dietro? Lui gli risponde: perché giocava in difesa. Io appena potevo andavo via. Ma io questo me lo ricordo, Giorgio, per questo dico che sei stato innovativo, per questo dico che sei stato... Sì, io ho inventato quel ruolo a 17 anni a Pavia in quarta serie. Quello che adesso... Avevo esordito a 16 anni come numero 10 in quarta serie. Poi a 17 anni questo Ernesto Villa, che era anche il nostro capitano e giocatore, che sostituì l'allenatore in primis, mi disse: guarda che giochi libero, al mercoledì c'era la De Martino. Il mio titolare dove lavoravo era anche il presidente del Pavia, e giocammo contro la Cremonese e perdemmo 6-0. Io vado dal mio allenatore e gli dico: guarda che io ho fatto schifo, cioè proprio Ernesto, io non ci ho capito un cavolo. E lui mi rispose: a me non me ne frega niente, domenica giochi tu. Io lo guardo e dico: oh, se non te ne frega a te, non me ne frega a me, gioco. Bene, io non ti so dire in 3 giorni perché ho capito quel ruolo, anzi è diventato il mio ruolo pazzesco. Perché poi io leggevo 3 secondi prima di quello che uno poteva fare, io ero già là, e quando partivo cambiavo passo, non ce n'era per nessuno. Ti farò avere, Antonio, così magari lo farai vedere, così si renderanno conto che non sono un contapalle, e ti farò mandare da Stefania, ti farò mandare le 2 azioni che fece a 19 anni nella Reggiana contro la grande San Benedettese. E avevo la febbre 37,5 quel giorno. Dovevo stare dietro, tranquillo, a guidare la difesa. Mi è partito l'embolo 2 volte nella gara, una volta nel primo tempo e una volta nel secondo tempo, e vedrai cosa ho fatto. Perché io ero così. Bene, per me calcio io devo fermarti un po' perché dobbiamo parlare di Serie A. Io adesso non parlo più, sento come si chiama Paolo? Paolo Moneta, sì. Paolo, adesso devo sentire Paolo. Vedrai che bel sentire sarà. Bello, a me piace molto. Allora, a sentire i ragazzi, piacere, certo. Madonna, aspetta che ho... Che è successo? Porca loca, ho toccato. Madonna. Io ti sento ancora. Guarda, non conta. Non mi vedete e basta. Dai, tanto vi sento. Perché ho toccato qualcosa. Devi solo pigiare sulla camera, Giorgio. Aspetto la Stefania. Dai, intanto parla Paolo. Intanto vi sento. Vai. Allora, dici che cosa è successo questa settimana, poi sentiremo Mazzola, al cui chiederemo di questo stato dell'Inter, se è una malattia così stagionale o se c'è qualcosa di più preoccupante. Paolo. Sandro Mazzola? Sì. Fenomeno. Non lo sentite tanto? No, io non ci siamo mai sentiti per quello. Io ero dovremmo giovane, averlo, no. L'ho contattato stamattina, dovremmo averlo più tardi. Ah, ok. Vado, Antonio. Vai, la partita che fa più rumore, lo stop dell'Inter 0-2 contro il Sassuolo, che riapre le speranze di Milan, che però ha pareggiato a Salerno 2-2, e di Napoli, che in questo momento sta giocando contro il Cagliari, sta seguendo il match, sta soffrendo anche un po'. Per il momento sono a 15esimo e sono 0-0. Il pareggio della Juventus, rimontata da un abile Torino che ha davvero schiacciato i bianconeri nella loro tre quarti campo, la sconfitta non senza polemiche dell'Atalanta 1-0 contro la Fiorentina, una Fiorentina che ormai è lanciata potenzialmente verso la zona Champions League, visto che ha una partita da recuperare e nel caso di vittoria si metterebbe solamente a 2 punti dalla Juventus al momento quarta. Rientra nella corsa scudetto, nella corsa Champions League, la Lazio, anche se ieri ha avuto uno stop ad Udine contro una bella Udinese per 1-1. Fa rumore la Roma perché perdeva 2-0 contro un ottimo Verona e ha recuperato negli ultimi minuti con giocatori della primavera, ma anche qui ci sono polemiche su Mourinho, su delle frasi che avrebbe detto, sull'espulsione e sulle liti con Peretto. E l'incoda, come già detto, la Salernitana ha pareggiato 2-2 contro il Milan. Pareggiano Venezia e Genoa e non cambiano la loro classifica. Il Cagliari sta giocando in questo momento e, ripeto, sta facendo davvero una bella partita ora con Altare, ha appena sfiorato il gol del vantaggio contro il Napoli. Stasera giocheranno Bologna e Spezia, e la Sampdoria, la cura Giampaolo, funziona 2-0 ad Empoli con doppietta di Quagliarella.
Paolo, un commento a tutti questi stop delle grandi. Ma certamente tu l'hai detto, fa più clamore quello dell'Inter in casa, anche se Sassuolo ha vinto già a Milano col Milan, ha vinto a Torino con la Juve, ha fatto soffrire molto il Napoli in casa del Sassuolo. Non è certo una novità, insomma, voglio dire. Però che segnale è? Sono più deboli le prime o si stanno rinforzando tutte le altre squadre? Ma sicuramente la Deboli perché classe media, distratte dalle coppe, Milan escluso. sicuramente la classe media della Serie A, e ti parlo di Sassuolo, ti parlo di Torino, ti parlo di Verona, stanno cambiando un po' la mentalità, perché prima si tendeva ad andare in casa delle grandi o ad ospitare le grandi, chiudersi in difesa e giocare di ripartenza. Adesso si cerca anche contro le grandi di fare un calcio propositivo, non a caso il Sassuolo Hai con un messo calcio giù? proprio. Porca madonna, no, meno male che non Eccolo, è stavo tornato parlando con Giorgio. Paolo lì. Sei tornata, Stefania. Dai, Eccoli qua, siete in forza, onda, eh? attacca qua. Dai, sotto, attacca. Madonna, che casino che Oh, là là. siete in onda, ok. Ci sei, Aspetta, va. Paolo, Giorgio? Ci Pronto, sei, eh? mi sentite? Adesso sì, benissimo. No. È lui che non ci sente. Come mai? Cordici, bestia. Noi Ora sei nella trasmissione. Perché non sentiamo riesco a voi, eh? sentirti. È perché abbandona forse. No, 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 Non sento. Stefania, prova ad uscire e rientrare. Ci siete? Ci siete? Microfono funziona. Ci siete? Infatti vi Come mai? sentiamo bene, vi sentiamo. E là magari abbassato Ah, l'audio. Giorgio, che casini che fai? Stai, io ho risposto da Mauri. Ma perché hai Involontariamente, risposto? perché ho schiacciato un coso là per farla sparire. Potete chiudere e riaprire? Stefania? No, Antonio, non ti Senti? sento, forse hanno abbassato No. l'audio. Provo a comunicare Loro ti Non sentono? lo so. No, lo sentiamo. Ma Non come so, ho mai? Aspetta. toccato qualcosa. Ora non lo sentiamo più. Vi sentiamo, forse è meglio che il caso di chiudere e riaprire. Antonio, mi senti? Sì, qui ti sentiamo, però sulla diretta no. No, e che devo fare? Prova a chiudere e riaprire. Stefi, prova a chiudere. Abbandona e poi rientri. A Abbandona dopo. Dicevamo, Paolo, si stanno attrezzando, dicevi, le squadre minori, non ci sono più squadre deboli in questo momento. Ma ripeto, sicuramente il Sassuolo, ad esempio, o lo stesso Verona, o il Torino, sono squadre che, a differenza di qualche anno fa, che si andava in casa da grande squadra o si ospitava la grande squadra, ci si chiudeva in difesa, si metteva il bus davanti alla porta e si sperava di non perdere. E in questi anni, quest'anno soprattutto, stanno cercando di imporre il loro gioco. Il Sassuolo contro l'Inter ha fatto una partita molto spavalda, è stato anche molto bravo Consigli, ma il Sassuolo ha costruito tanto e ha meritato alla fine la vittoria. Anche lo stesso Verona contro la Roma, o io ho visto anche Verona Juventus, o anche il Torino contro la Juve, hanno mostrato il loro gioco e le loro potenzialità. Quindi c'è un aumento della classe media, chiamiamola così, della qualità della classe media, che va a creare difficoltà alle prime in classifica, che magari sono stanche perché l'Inter ha giocato anche in Champions, vengono da diverse partite consecutive, oppure non sono ancora pronte al grande salto, quindi alla vittoria del campionato, perché il Milan è una squadra molto giovane, va a Salerno che ha una nuova società, un nuovo entusiasmo, un nuovo allenatore, nuovi giocatori e va in difficoltà per tutto il match. Giorgio, ci senti? Io sì, benissimo. Giorgio, allora, commentiamo tutti questi arresti delle squadre di vertice. Perché non ha vinto nessuno questa settimana, salvo il Napoli che sta giocando? Dicevo a Paolo, si sono rinforzate le squadre minori, non esistono più squadre deboli o le prime stentano magari perché sono impegnate pure in Coppa, secondo te? Ma guarda, capire la psicologia dei giocatori del giorno d'oggi è molto difficile. Io però, cioè, nessuno si può lamentare del fatto
che giocano troppo, perché la roba più bella è giocare ogni tre giorni, è meraviglioso perché fai solo scarico e giochi sempre, per cui per me sarebbe una panacea eccezionale. Sono 25-26, hanno rose che non sono rose, sono dei fiori immensi in mani, pieni di giocatori, ma santi Dio, è una partitina di 90 minuti che fanno, per cui hanno tutti i ricambi che vogliono. Non lo so, te l'ho detto, io a capire la psicologia dei giocatori del giorno d'oggi faccio una fatica enorme. Quelli che giocano spesso, cacchio, dovrebbero essere solo felicissimi. In più ci sono tutte queste sostituzioni, per cui non puoi dire che sono 13-14 titolari e gli altri sono tutte riserve. No, no, ma sono quasi tutti titolari, per cui dovrebbero fare e dare molto, ma molto di più. È chiaro che se tu pensi, perché giochi con l'ultimo in classifica, che vai là e fai un sol boccone, no, non è così, non funziona così, non funziona così. È proprio lì dove si deve essere veramente super stra concentrati e quella cattiveria agonistica sana, sana, che piace a me, per affrontare queste squadre con grande, grande rispetto, ok? Ma tanta, tanta consapevolezza che sei primo e loro hanno un po' di difficoltà. Giorgio, spiegaci questo Sassuolo che ammazza le grandi, però poi alla fine si ritrova 33 punti. Il Sassuolo sta continuando, se tu pensi che io quando giocai contro il Sassuolo era in quarta serie, io ero a Carpi, per cui pensa a questa società fantastica, meravigliosa, cosa ha fatto nella sua storia. Con l'allenatore che avevano prima hanno fatto cose meravigliose, anche con questo ragazzo che adesso hanno. Sì, ogni tanto inciampano, però diciamo che ti tirano fuori delle prestazioni, anche con la Juve in Coppa Italia sono stati bravissimi. Ieri io la partita non l'ho vista, però ho seguito un attimino i commenti, ok, ho detto che il Sassuolo è stato meraviglioso. Per cui hanno 33 punti, sì, un pochino meno di quelli che potrebbero avere, però è una realtà meravigliosa, è una realtà meravigliosa. Giacomo, Giorgio, a Bergamo si è rotto qualcosa secondo te? O solo un periodo, l'assenza di un centravanti di peso che influisce molto? Che cos'è che sta succedendo a Bergamo? Sai, poi non dimentichiamoci che manca la fantasia là dentro, ragazzi. Guarda che Gomez e Ilicic, cioè qualcosa di fantastico, di meraviglioso, sono quel quid in più che in una squadra fisica, meravigliosamente fisica, perché sono delle bestie umane, Dio mio, meravigliose, per carità di Dio, per cui c'è forza, c'è tutto quello che vuoi, però la fantasia non c'è più. Spariti Ilicic, sparito Gomez, sai, ok la forza, ok tutto quello che vuoi, poi hanno perso Gosens, un terzino che ti faceva 9 gol, 10 gol all'anno. Però sono sempre lì, per me è una società, anche l'Atalanta c'è, cioè una società pazzescamente eccezionale, perché riescono a vendere quello che incassano, reinvestano di nuovo, e sono in realtà fantastico. Poi vedi adesso, pare 500 milioni, però hanno loro tutta la gestione tecnica, è fantastico. L'Atalanta e il Sassuolo sono due realtà meravigliose. Per il calcio italiano, meravigliose. Mi diverto da morire. Invece, Giorgio, in vetta che succede? È ancora l'Inter la squadra favorita o questo trono sta scritto? Ma io quando parlai con un mio caro amico lì, Roberto, mi sembra di Napoli, ok, una radio di Napoli, ok, lui mi chiese se Napoli poteva sperare per la lotta dello scudetto. Io gli ho detto assolutissimamente sì, ma proprio il Napoli ha tutti gli ingredienti per potersela giocare fino alla fine. Adesso cosa sta facendo? Scusa che non lo so. Sta pareggiando 0-0. 0-0, bastano al 25esimo. Il Cagliari li sta mettendo sotto in realtà, eh? Il Napoli sta soffrendo il Cagliari.
Mazzari, sì. Un buon lavoro, No, si sono aggiustati bene, ecco, con gli acquisti che hanno fatto, si stanno aggiustando bene. Il Cagliari è una realtà che mi auguro che si salvino, perché insomma io la Sardegna la stramo, per cui Cagliari poi rappresenta la Sardegna, Gigi Riva e tutta quella squadra meravigliosa, Domenghini, meravigliosa, fantastica, capito? Però il Napoli c'è. E vedrete che se la giocherà fino alla fine. Ma vedi, il campionato così è bellissimo. Cioè, certo, bellissimo. Da tanti anni non assistevamo ad un campionato così. Sì, perché 6 scudetti, 7 di seguito della Juve era una noia mortale. Invece così è meraviglioso. 9 ci ricorda Juve. Mi sono dimenticato. Qualcosa mi sono dimenticato. Però così è fantastico, ma ti rendi conto, sono lì tutti nel giro di 2 punti, 3 punti, per cui tutti possono saltare in testa. Il Napoli ci deve credere, perché la squadra c'è dietro, in mezzo, davanti, c'è. È bellissimo, il campionato sotto il profilo proprio emotivo è fantastico. Perché vedi che cambia nel giro di una domenica, cambiano un po' le posizioni, però dai, spero che fino alla fine non si sappia chi vince. Paolo, tutti stanno scoprendo i difetti dell'Inter, adesso non va bene Dzeko, non va bene Lautaro, Barella è stanco. Poverino. Cambiato tutto. Siamo... Sembra credibile questa cosa o è solo un momento questo dell'Inter? Antonio, noi siamo italiani, no? Dzeko ad inizio anno che ha fatto 6 gol in 6 partite e sembrava che l'Inter avesse comprato Messi, che la Roma avesse sbagliato a venderlo, che Dzeko era una certezza e quant'altro. E quando poi ci sono periodi come questo in cui Dzeko sta segnando poco perché è affaticato, perché è ben marcato, perché anche un'età avanzata a Dzeko, quindi mi sembra che come al solito si esagera. Ora stiamo facendo passare per scarso anche Lautaro Martinez, che scarso non è, che è un giocatore che manca al gol da 5-6 partite, però è scarso perché ieri ha sbagliato un gol a porta libera. Insomma, sono dei giudizi affrettati che si danno, che tendiamo a dare, e delle etichette che fanno male anche ai calciatori, perché comunque Lautaro Martinez giocherà col doppio delle pressioni e quindi sarà più portato a sbagliare, e quindi il tifoso lo attaccherà. Dai sempre qualche chance in più all'Inter, Paolo, rispetto agli altri? Cosa, Antonio? Dai sempre qualche chance in più, appena si rimette pure Correa, che non è poco il fatto che si sia infortunato Correa. L'Inter è comunque la squadra campione in carica, ha dei giocatori importanti anche come riserve, perché comunque tra un po' rientrerà Gosens dal primo minuto al posto di Perisic. Cavolo. Ha una panchina lunghissima l'Inter, una squadra veramente forte, consolidata. Inzaghi ha dato un nuovo modo di giocare, ma molto simile al lavoro che ha fatto Antonio Conte lo scorso anno. L'Inter è sempre favorita. Il Napoli può essere outsider, ma il Napoli deve smettere di giocare da Napoli, quindi giocare col cuore e quant'altro, deve diventare più cinica. Il Milan è troppo giovane per, secondo me, per ambire alla vittoria finale, ed ha anche una panchina cortissima, e gli altri si sono tirate fuori. Se la Juve avesse battuto il Torino, oggi stavamo a parlare di una Juve che poteva rientrare. Non è stato così, mancano 7 punti, potenzialmente 10 dalla prima in classifica, e quindi è inutile stare anche a nominare la Juve. Datemi qualche minuto per la pubblicità. Ci sentiamo tra qualche minuto, a dopo. Ok. Supermercato De Spar Anfredonia, via Giuseppe Rosati 49, dove ogni giorno trovi un assortimento adeguato per la tua spesa, numerose offerte, un'accurata selezione dei freschi e una particolare attenzione alle referenze enogastronomiche tipiche del territorio. Vieni a trovarci nel punto vendita di via Giuseppe Rosati 49. Il personale sarà lieto di soddisfare ogni tua esigenza. Per info 0884 51 22 09. We'll be right back.
spot. La passione per le cose fatte bene, la cura dei dettagli e per i mobili sono sempre stati parte del nostro modo di lavorare. Gabriele Arredamenti. Dalle cucine ai soggiorni, dalle camere da letto alle camerette, ti offriamo i migliori marchi e le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Gabriele Arredamenti. Ti seguiamo dalla progettazione iniziale al montaggio finale del tuo arredamento. Il tutto con la massima disponibilità e professionalità. Gabriele Arredamenti, via Scaloria 14 a Manfredonia. Telefono 0884 58 10 65. www.gabrielearredamenti.it. Per la tua pubblicità su Rete Smash, telefono 0884 51 30 19. Rete Smash, l'emozione in radio. La notte non finisce mai. Bene, bene, rientriamo. Rientriamo e si è aggiunto alla nostra conversazione, penso, Mario Ciampi. Mario, ci sei? Sì, ciao Antonio, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, dai, Mario. Ciao Mario. Contributo al volo. Mario, ti ricordi di Giorgio Carrera? Certo. Non era neanche nato. Non era neanche nato, Antò. Vero? Beh, ma lui sa tutto, no, non lo sottovalutare. No, io... No. Non ricordo, mi dispiace. Bravo, a me piace la verità, te lo dico. No, sono sincero. Ma è impossibile. La di Paolo Rossi, Cerilli, Salvi, Carrera, te lo ricordi? Ma è impossibile. Quanti anni hai, Mario? Ricordo. 41. No, mio figlio ne ha 43, si ricorda appena lui. Mario, allora, dici che mi perdonerà il signor Carrera. No, Giorgio, Mario. Giorgio, scusami, Mario. Mi perdonerai. Giorgio, madonna. T'ho anticipato io, ho anticipato Antonio. Sai, ero molto bravo negli anticipi io. Falli non ne facevo. Ma non avevo, su questo non ho dubbi. Falli io non ne facevo, perché quando arrivavamo secondi in Serie A, io venni dichiarato miglior libero d'Italia davanti a Scirea e a tutti gli altri. Io feci 30 gare su 30, zero ammonizioni da ultimo uomo. Wow, per cui si può non menare. Capito, e giocare sempre questo pallone. Raccontare tanto di Giorgio alla grande, come Mario... proprio come Gianluca Mancini della Roma, ogni partita è un'ammonizione. No, e non è il solo, e non è il solo. Mario, allora che è successo in vetta alla classifica? Non ha vinto nessuno, salvo il Napoli che sta giocando e sta pareggiando a Cagliari. Che è successo? Beh, succede che è un campionato bello, un campionato avvincente, un campionato che fortunatamente negli ultimi anni, insomma, non è già chiuso a febbraio, è un campionato Bravo. Che lascia ancora tanta suspense, vuol dire che lo scudetto sarà combattuto, tutte le partite sono decisive e lo dimostra anche il pareggio del Milan a Salerno, lo dimostra la sconfitta in casa dell'Inter col Sassuolo, che poi molti non era preventivabile, però il Sassuolo è una delle squadre che gioca il miglior calcio, secondo me, insieme alla Fiorentina, insieme a qualche altra squadra, anche che l'Atalanta è abbastanza in calo in questo momento, è una squadra che sta soffrendo forse un po' di cose extracalcistiche, è sicuramente una squadra che ha meritato, il Sassuolo ieri ha meritato la vittoria, poi a prescindere insomma, da quello. Come? Un gioco passivo l'avresti segnalato? Ma è questione di segnalare, questione che c'è il VAR, cioè il VAR non ha senso di esistere a questo punto, perché se esiste apposta, non si, perché non si ci fa sono... chiarezza sulla posizione passiva, non si capisce quando sia passiva la posizione. Ma là poi a volte il regolamento dice che comunque... sentiamo il regolamento. Allora, il regolamento del calcio italiano dice che Atebor impatta sull'azione. Nel senso che impattare significa avere un contatto, Paolo. Impatta nel senso che lui con il suo movimento inganna Biraghi, che a posto di andare a marcare Belotti va a marcare, no scusa, no, non mi ricordo chi era la inganna sì. Comunque inganna Biraghi, sì, era Biraghi, sì. Inganna Biraghi, a posto di andare a marcare Malinowski, sì. Va a marcare Atebor col suo movimento, quindi
in teoria quel movimento fatto ha attratto in inganno l'avversario, quindi l'Atalanta ne ha tratto vantaggio. Però Paolo, questo è il regolamento della Lega. Però appunto c'è l'IFAB, che comunque dalle regole generali, che secondo l'IFAB non sarebbe fuori gioco, perché comunque la palla non la tocca. E Biraghi comunque è stata una sua scelta di andare su Atebur piuttosto che su Malinowski. Giorgio, tu che idea ti sei fatto di questi fuorigiochi passivi? No, guarda, ascolta, io il VAR lo metterei in cassaforte e basta. Io amo l'errore arbitrale. Gli arbitri al giorno d'oggi hanno tutto l'interesse ad arbitrare benissimo, perché così guadagnano di più. Ai miei tempi diciamo che c'erano altre situazioni. Però io, fai gol, esulti, dopo 2 minuti, 3 minuti, ti tolgono il gol. Ai miei tempi c'era il gol in linea, adesso il VAR ti misura 1 millimetro di là dal piede dell'avversario. No, signori, no. Così si comincia a rompere la bellezza di questo gioco. Ormai è tutto buttato là ad una macchina, a queste righe. Morata, se vi ricordate l'anno scorso, che gli hanno annullato 3, 4, 5 gol per 1 millimetro, il piedino Morata, era sì. Di là, ma basta, ma per favore, esiste il gol in linea, non c'è fuorigioco in linea. Ma e poi te l'ho detto, io sono contrarissimo al VAR, contrarissimo. Adesso se la palla è dentro o fuori possono vedere, va benissimo. E basta, in linea, e io voglio l'errore arbitrale. Io non posso perdere tutto questo tempo che ogni azione, ogni gol, sì, però cioè, bisogna vedere il VAR dopo 4 minuti, 5 minuti a volte, confermato, non confermato. No. Non mi piace, non così proprio caso. perde la poesia, per me è la poesia che se ne va. Mario, ti ho interrotto, puoi continuare? No, si vede che quando c'è gol ormai l'esultanza è indifferita, cioè Madonna, bravissimo, bravo. È clamorosa sta cosa, cioè diciamo che non è più il calcio di una volta. È bruttissimo. Non voglio tornare ai tempi di Giorgio, ma anche agli anni 90, cioè gli anni 90, sì, cioè, ragazzi, anni 90, 2000, cioè non c'è più proprio, è cambiato tutto e nonostante la tecnologia si continua a sbagliare, questa è la verità. Ma certo, poi ragazzi, sbagliare è umano, però perseverare è diabolico a volte. No, per il resto, insomma, questo, cioè, chiaramente c'è una situazione abbastanza aperta. Allegri, Mario, è ben posto. Ha detto che la sua scaletta di marcia la stanno rispettando per arrivare tra i primi quattro. Vabbè, ma la Juve non era una squadra che, cioè, mi ricordo che fino a qualche mese fa la davamo già fuori da tutti i giochi. Infatti. È una squadra che sta lì sempre, è una squadra che non molla mai. Io lo dissi qualche mese fa, la Juve è una squadra che non molla, ma ce l'ha nel DNA, è una squadra che combatte sempre, che ha speso tanto sul mercato, perché poi ha investito parecchio, ha fatto un mercato, una rivoluzione, cioè non è stato un mercato di riparazione, è stato un vero e proprio calciomercato estivo praticamente, ha acquistato dei giocatori importanti che fanno la differenza. È chiaro che magari qualcuno adesso è ancora un po' scarico, però cioè, è stata anche delle assenze, ma le assenze poi fondamentalmente quasi tutti, perché l'Inter tutti. è una squadra quasi al completo, tranne il Milan pure che sta pagando qualche assenza. Però la cosa bella di questo campionato è che è un campionato apertissimo, è un campionato in cui c'è tanta suspense. Non sottovalutiamo il Napoli, che è un'altra squadra che comunque una squadra che sta facendo il suo percorso e lo fa bene. Il campionato è aperto per tutto, per la Champions, è aperto per la Conference. In questo momento vedi la Roma sta facendo fatica, che poi la Roma non gioca a calcio, è un calcio bruttissimo, però è una squadra che poi magari con l'esperienza, anche con fortuna, con audacia, perché poi vorrei sfidare chiunque sotto di 2-0 in casa col Verona a buttare dentro 2-2003. Io penso che in pochi l'avrebbero fatto, a parte Zeman, diciamo che in pochi l'avrebbero fatto, però lui l'ha fatto. Non posso non chiederti se hai condiviso quello che ha detto alla fine Mourinho. Ma Mourinho è così, Mourinho è personale, tanto qualsiasi cosa dice Mourinho, ragazzi, non perdiamo tempo. Lui a Roma può fare. Lui ha detto all'arbitro. Vabbè, ma ha perso un po' la tema, ma lui può fare quello che vuole a Roma, tanto gli hanno fatto uno striscione oggi. Tu sei il sindaco della città, c'hai le chiavi della città, quindi figurati. Lui qualsiasi cosa può fare a Roma, qualsiasi cosa dice e fa a Roma è un dio.
quindi comunque lui sta già lavorando per l'anno prossimo, sta già individuando i calciatori perché ha capito bene che quest'anno è andata. Chiaramente l'obiettivo è la conference per poter poi per vincerla, quantomeno, oltre che sì, la Champions, ma la vedo difficile. Se l'andazzo è questo e le altre squadre iniziano a ingranare per la Allora che conference, sta per lavorando la per la Champions, Roma comunque. per l'anno prossimo, non è che sta lavorando per qualcun altro. No, rimane a No, Roma, rimane a sta già, Roma. Trova rimane a Roma, progetto. è blindatissimo, ragazzi, non... No, t'ho detto Antonio, lui adesso può anche, qualsiasi cosa fa, lui c'ha il popolo dalla sua parte. È stato espulso, sabato l'hanno espulso, c'è stata l'ovazione, l'hanno applaudito. Cioè, di che stiamo a parlare? Cioè, Mourinho è un comunicatore, magari ha perso qualche colpo sicuramente, però... Chiaramente il progetto suo lo devi dare l'anno prossimo. L'anno prossimo vedrai, perché l'anno prossimo inizieranno a investire. Lui vuole giocatori che vuole pronti, eccetera. In questo momento sicuramente Oliveira, che è un giocatore di esperienza di internazionale, a Roma lo stanno mettendo sul banco degli imputati. Stanno dicendo tutta sta differenza, Oliveira non l'ha fatta. Cioè, nel senso, comunque lo togli ogni tempo lo togli perché probabilmente non dà quello che potrebbe dare. È chiaro che poi se sbagli passaggi a 1 metro la colpa non è di Mourinho. Se sbagli, Veretout sbaglia, Cristante sbaglia l'appoggio, Mancini entra sempre costantemente in ritardo sui giocatori, commette anche falli plateali, la colpa non è di Mourinho probabilmente. Però è un Sono d'accordo. concorso di colpa, quest'anno la Roma è così. Per il resto è chiaro che insomma bisogna andare avanti e cercare di salvare il salvabile per quanto riguarda la Roma, però ti ho detto per quanto riguarda il campionato in generale è bello, è un bel campionato avvincente. Paolo, Mario, ti lascio andare via se mi fai qualche considerazione sul Foggia. Due vittorie consecutive, Zeemanlandia. Beh, sono due Pioli vittorie ci ha messo alle importantissime. spalle il periodo critico, tra l'altro giustificato dalle ragioni che abbiamo detto in queste settimane, tante assenze, inserimento dei nuovi senza i tempi necessari, cioè c'erano tutte le giustificazioni del caso, insomma. Beh sì, sicuramente sono due vittorie importantissime, fondamentali per la classifica, per il morale, comunque la squadra è in fiducia, lo sta dimostrando anche sul campo, comunque ha più coraggio, più intensità anche nei 90 minuti, ha ancora qualche defezione, qualche abbaglio ce l'ha ancora, è chiaro che non è al top della forma, perché comunque sta ancora scaricando un po' le tossine derivanti dal richiamo di preparazione zemaniano, sicuramente. Vincere aiuta, vincere fa bene, così come vinci, puoi vincere 1-0 male di autorete, l'importante sono i 3 punti. Al Foggia queste due vittorie consecutive sono 6 punti in classifica, fanno tanto morale e tanto coraggio. È chiaro che adesso domani c'è un altro scontro difficile C'è con la la Turris che è Turris. in fase, che è in fase calante. È una bella squadra, gioca bene a pallone, forse una delle squadre che gioca il miglior calcio in Serie C nel girone del Foggia insieme alla Virtus Francavilla, secondo me. Però è una squadra che comunque gioca in casa, il campo è un sintetico, stretto, insomma non è proprio agevole. Non sarà facilissima almeno domani per il Foggia e poi in attesa poi chiaramente del derby di Puglia, il derby col Bari di sabato che sicuramente sarà più che sentito. È chiaro, sarà fondamentale tornare con dei punti da Torre del Greco per poter affrontare poi il Bari in meglio. Il Bari che comunque sta anche in una fase abbastanza difficile, sconfitta in casa col Campobasso, ha lasciato degli strascichi abbastanza importanti. Ah, Anche in perché casa non è la prima, biancorossa. chissà che Sì, succederà infatti, poi a poi. Turin. Sì, stanno mettendo in discussione anche Mignani, perché comunque gli hanno dato, tra virgolette, una Ferrari in Serie C nel girone C. Di conseguenza le inseguitrici sono più vicine. Prima c'era molto più distacco, adesso piano piano si stanno avvicinando e il Bari sta facendo fatica. È chiaro che il Bari c'è un'altra partita e poi affronta noi, affronta il Foggia e il derby sarà molto molto interessante, soprattutto se Foggia ci arriva con un'altra vittoria. Certo. Io ti ringrazio per questo collegamento, Mario. So Io che sei ringrazio te, Antonio, arrivato. scusami per il No, non ti però preoccupare. ho finito adesso con degli appuntamenti lavorativi, non riuscivo a muovermi prima. Ti Saluto ringrazio. Paolo, Ciao ringrazio te Mario. Antonio e saluto Giorgio. Speriamo la prossima Informati, la volta di prossima stare un volta po' mi più a chiedo un lungo. commentato su Giorgio. Adesso in questi giorni studierò.
Però invito Giorgio a Foggia, perché poi a Foggia, non so se hai visto, hanno creato un murales su Paolo Rossi, hanno creato un murales bellissimo, sono venute anche la moglie di Paolo Rossi e la figlia a Foggia quest'estate a vederlo, si sono fatte fotografare sotto il murales, è stato bellissimo, è in pieno centro, è una cosa meravigliosa, non me l'aspettavo Adesso sinceramente, a Foggia mi l'hanno devi far fatto. chiedere a Giorgio che cosa aveva di particolare questo ragazzino mingherlino, tutto sommato. Giorgio, che aveva di particolare Paolino? Non ti sentiamo, Giorgio. Prova adesso. No, non ti sentiamo. È saltato là. C'è un pulsantino con l'indicazione del microfono. Chi sta entrando? Stiamo provando. Era caduta la linea, era caduta Ah, la linea. Vi sì. volevo salutare di nuovo. Ciao a tutti, ciao, Grazie Mario, grazie, grazie a buona voi, serata. ciao. E Forza Foggia. Giorgio non lo sentiamo. Niente, no, prova a chiudere e riaprire di nuovo. Forse è saltato l'audio. Non so se voi mi sentite. Sì, ti sentono perché hanno chiuso e riaperto. Bene. Io sto chiedendo a Roberta Lai se ci fa un collegamento da Cagliari direttamente. Paolo, queste romane non decollano. C'è Mourinho che voi siete convinti che rimanga per tutta la stagione. Sarri che brontola perché non ha avuto gli uomini suoi, perché la squadra, anche se la settimana scorsa avevo detto che nell'ultimo mese stava giocando bene la sua Lazio, adesso si è lamentato che non ha gli uomini giusti, addirittura è a rischio anche il rinnovo che dovrebbe firmare in questi giorni. Che sta succedendo a Roma, Paolo? Senti? Oh, Sì, adesso sì. là, eccomi qua, dai. Ho chiesto soltanto un attimo la situazione di Roma a Paolo, poi ci dici di Paolo Rossi, Sì, Giorgio. prego. È Vai, sempre Mario. sullo stesso discorso, no? È sempre un'idea di progetto. L'arrivo di Sarri e Mourinho, che sono due ottimi allenatori, o almeno lo sono stati, poi sono ogni considerazione personale. Ha alzato tantissimo le aspettative su queste due squadre, su Roma e Lazio. Aspettative che non sono state mantenute, ma che era prevedibile che non venissero mantenute, perché la Roma, onestamente, ora togli l'emergenza di domenica scorsa che avevano 9 giocatori fuori, ma a centrocampo, in attacco, cioè, l'unico attaccante di ruolo che ha la Paolo, Roma io è devo Abraham. riferirti il commento di un giornalista molto più autorevole di me, che è Paolo Bargigia, che ha detto che Mourinho sta distruggendo una squadra in ogni caso. Mourinho, Cioè, questa ultimamente squadra in l'esperienza mano a Chelsea, Conte, che Tottenham. comunque è arrivata quinta, sesta, ha fatto comunque delle buone stagioni, è arrivata in semifinale, credo, di Champions, ha fatto le sue buone figure con Fonseca. Lui ha distrutto tutto in caso in questi 4 mesi che sta a Roma. A me Mourinho onestamente non è mai piaciuto, poi ha vinto e ha ragione, ma a me è un suo non gioco e sicuramente poteva. La Roma qualitativamente può fare molto molto di più. Io ho visto Roma-Genoa, cioè è stato scandaloso che la Roma in 90 minuti non ha fatto un tiro in porta contro l'ultimo in classifica, fu il penultimo in classifica. La Roma ha un non gioco. Ma non ha neanche alternative perché tolto Abraham come punta, lì davanti la Roma non ha una punta di ruolo. Deve mettere Shaarawy, deve mettere Shomurodov, deve mettere Zaniolo, non ha una punta di ruolo in alternativa ad Abraham. Lo stesso la Lazio, tolto Ciro Immobile come contro l'Udinese, e la Lazio non ha una punta di ruolo. Ha buoni giocatori, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro. Ma non ha una punta di ruolo come Immobile. Ora non dico che togli Immobile e devi mettere un altro giocatore a pari livello di Immobile. Ma l'Atalanta toglie Zapata e mette Muriel. Ora togli Stoffata male tutte e due. Però capisci la lunghezza della panchina che ti fa la differenza? Certo. Allora cosa ci si aspetta dalla Lazio e dalla Roma se non hanno fatto mercato? Hanno preso due buoni allenatori, due ottimi allenatori, poi dipende dai punti di vista. Ma non hanno fatto mercato. Io posso portare Mourinho in una squadra di Serie D, ma non è detto che Mourinho vinca la Serie D. No,
assolutamente no. Giorgio, le romane, chiedi a te se hai fatto delle romane, e poi io devo chiederti una cosa. Che sarebbe successo ai tuoi tempi se un mister si azzardava di parlare male dei suoi calciatori, come sta facendo Mourinho ripetutamente, come ha fatto Mourinho ripetutamente finora? Sì, ogni tanto fa scivola, ogni tanto fa uno scivolone. La psicologia dovrebbe essere il suo forte, il proteggere i giocatori è sempre stato il suo forte. Infatti mi sorprende un po' questo suo cambiamento di... perché, come ti ho appena detto, lui si metteva proprio a scudo davanti a tutti gli altri. E invece qui ha fatto un'inversione a U che non, ancora adesso non la comprendo. Non la comprendo. Lui è uno che nella sua vita ha sempre ottenuto ciò che voleva. Lui doveva essere molto chiaro con la sua società, dire: voglio Tizio, Caio e Sempronio. Punto. È inutile che dopo ti lamenti, quando non ho sentito lamentele, come diceva Paolo, anche secondo me non ha fatto mercato, c'hanno solo sto ragazzo, come si chiama, Abraham, o come cavolo si chiama, e se si fa male lui non c'è un centravanti che lo possa sostituire, insomma dai, un Mourinho che non decide lui i giocatori da prendere, mi sembra, non so, mi sembra una roba stranissima, stranissima, perché... Un decisionista come lui mi sorprende, veramente, ha ragione Paolo nel dire che non ha fatto mercato e ha un atteggiamento che non gli conoscevo, no. Mi dispiace, ma lui ha sempre difeso i suoi giocatori a spada tratta e queste scivolate che fa ogni tanto tirando in ballo i giocatori non all'altezza di no, questo proprio lì non ci siamo. Lì non ci siamo. Come Paolo della Juve, chiedo a te, Giorgio, dove può arrivare questa Juve, se può ambire addirittura il titolo, visto come frenano le prime, visto che non vanno velocissime le prime. Beh, guarda, se continuano ad andare così, se continuano a inciampare ogni due o tre partite, la Juve guarda che è lì. A me non piace per niente, perché vederla giocare, cioè, a me proprio mi viene la pelle d'oca, ma in senso negativo, cioè proprio non, io non posso riconoscere che questa è la Juve, ragazzi. Vabbè che l'importante è vincere, no, io ho sempre avuto un concetto molto diverso, tutto l'opposto. Io voglio vincere se gioco bene, se gioco male io voglio rigorosamente perdere, però il mio è un concetto che in Italia non esiste, per cui vengo da un altro mondo, io so di venire da un altro mondo. Perché, per cui la Juve, attenzione da non inciampare troppe volte le altre, perché in Coppa dei Campioni ci va, questo poco ma sicuro, dai. Non può non andare, appena sto ragazzo. Chi finisce fuori, Giorgio? È una bella lotta, l'Atalanta adesso sta rischiando. L'Atalanta comincia, in casa non vince, ieri è stata la prima sconfitta fuori casa, cominciano un po' di malumori, cose varie. Gasperini nervosissimo. Sì, un po' troppo, perché lì lui è il fenomeno di quella squadra, per cui dovrebbe essere molto più rilassato, molto più tranquillo, perché lui, da quando ha preso in mano l'Atalanta ad ora, ha fatto una cosa unica al mondo. Ha creato una squadra fantastica, la società è meravigliosa, ma cosa vuoi di più dalla vita? Ma goditi, ma godete, ragazzi, non è che devi impazzire perché i risultati non vanno, isterismi e cose varie, ma godetevi questo sport meraviglioso e se meritate di vincere, ok, se non meritate di vincere va bene, pari, a volte puoi anche perdere, però non puoi non essere contento della creatura che tu hai fatto, perché Gasparini con la sua società ha fatto una creatura meravigliosa. Era la filosofia che contraddistingueva l'Atalanta, quella di essere proprio ma santi Dio, soprattutto cioè, giocare a calcio, ma Dio mio, giocava da Dio, ma però erano più sereni, più tranquilli, cioè, adesso vedo troppo isterismo, no, non va bene, tranquilli ragazzi, siete una squadra meravigliosa, ma continuate a fare quello che eravate capaci di fare. È chiaro, torno a ripetere, che se entrasse Ilicic sarebbe molto meglio, ma non so se è lì, se non c'è, se è infortunato, questo non lo so, capito? Però ci vuole fantasia, ci vuole sempre quella fantasia che ti dà quel tac,
quel giro di vita che ti fa fare cose meravigliose. Però io dico a questi allenatori, ma state sereni, tranquilli, che guadagnate una barca di soldi, avete delle squadre meravigliose lì da far divertire il vostro popolo, ma dai, tranquilli, tranquilli, cavolo, no, non posso vedere certi isterismi e mai attaccare i tuoi giocatori, mai, pubblicamente, cioè mi fai passare per scarso, mi girano le balle. Certo. Paolo, in tanti pensano a Paku, a Ilicic, sono queste scelte che cazzo creano un po' di frizione. Vabbè, Josif Ilicic ha dei problemi personali seri, quindi non da 2 anni che si trascina. Sono 2 anni che si ritrascina, speriamo ne esca il prima possibile perché è davvero un giocatore magico. Il Papu sono state delle scelte fatte, non c'era più rapporto con Gasperini gli chiedeva di giocare fuori ruolo e quant'altro, e quindi ha deciso di abbandonare la nave e di dividersi. Forse sarà anche meglio così per non rompere lo spogliatoio. L'Atalanta comunque sta vivendo una stagione anche sfortunata, perché ha perso Gosens, che poi vabbè ha venduto, ma l'ha perso dal 1 ottobre. Ilicic non l'ha mai avuto. Zapata è tornato dopo 2 mesi di infortunio e si è infortunato fino a fine stagione. Muriel nel momento clou, perché comunque ora è il momento di Muriel, si è infortunato un'altra volta muscolarmente, starà fuori un mese e mezzo. Tra l'altro Muriel secondo me non è un giocatore da 90 minuti, è un giocatore micidiale negli ultimi 30-40 minuti, ma 90 minuti in campo non li regge, non sono per lui. Anche l'Atalanta non ha alternative, perché ora ha tolto Muriel, ha tolto Zapata, l'altro attaccante era Piccoli e l'ha venduto al Genoa. Insomma, è complicato, è davvero complicato per l'Atalanta, che secondo me rischia davvero di essere fuori dalla zona Champions. Rischia sì. E in coda che succede? Addirittura la Salernitana ha velleità, dopo aver, io posso dire quello che penso, stanno buttando via soldi secondo me a Salerno. Ma però fanno bene Antonio, ma fanno bene tenere sempre la fiamma accesa. Una squadra che vincesse la B a quel punto, con un allenatore da B, perché io credo che sia difficilissimo salvarsi, nonostante mettere in campo 9 persone che non giocano da 2 mesi, 3 mesi. Significa entrare in forma quando il campionato sarà finito. Però devi lasciargli questa fiammella, ma devi lasciargli, devono tentare fino alla fine. La Salernitana potenzialmente ha 20 punti. Possono, devono crederci. Partite, 36 punti, matematicamente si può arrivare a 35-36 punti, quant'è la salvezza? Potenzialmente la Salernitana al momento ha 20 punti, Antonio, perché ha 2 partite da recuperare. E potrebbe anche vincerle, visto comunque la Salernitana vista contro il Milan. Scusami Giorgio, ho tolto la parola. No, stai parlando tu, stavo dicendo a Stefania di mettermi là, perché sennò mi sparisce, ho la batteria un po' scarica. Ha preso un allenatore che per me è un maestro, ecco, che si chiama Davide Nicola. Vai. Dei giocatori giovani. Paolo, Salernitana, può salvarsi secondo te la Salernitana? È difficilissimo, ma può salvarsi. Perché se riesce a vincere 2 recuperi, deve tentare. A 20 punti si mette a 2 punti dal Venezia. Dove devo parlare? Senti, e le altre, questo Genova. Il Genova è un attacco sterile. Il Genova è davvero un attacco molto, molto sterile. Blessin è la quarta partita sulla panchina del Genova e ha fatto 4 pareggi. Ma solamente con un gol nato per caso, perché non ha attaccanti il Genoa. Ieri Ekuban, una volta destro, ma non ha attaccanti di qualità che possono trascinare la squadra. Il Genoa la vedo veramente veramente molto molto dura che si possa salvare. Si può salvare per demeriti di altre squadre, leggasi Venezia, leggasi Cagliari o leggasi squadre come il Cagliari. Paolo, cosa Antonio? Ci metti dentro il Cagliari pure? Il Cagliari è dentro, sì, assolutamente. Cagliari, Udinese, Sampdoria, Spezia, anche il Bologna ci metto dentro. Bologna sono da dicembre, e lo commento con gli amici di Medimbo, e che Mihajlovic a novembre ha detto alla squadra: giochiamo come dite voi, cioè col 3-5-2, perché i senatori gli hanno chiesto di giocare col 3-5-2, e il Bologna è da novembre che non mostra uno straccio di gioco. Va a lampi, è una volta il lampo Dorsolini, è una volta il lampo di Arnautovic, ma il Bologna non ha gioco, ragazzi.
E anche contro stasera contro lo Spezia, Bologna rischia davvero. È strano che Mihajlovic accetti le condizioni dei calciatori, proprio strano. Non ha più il carattere. L'anno scorso, due anni fa, eravamo abituati a vedere un Bologna grintoso in campo, che correva. Mihajlovic che dava indicazioni ai giocatori, lo seguivano alla lettera. Quest'anno il Bologna non è seguito da nessuno e non ha più carattere. Giorgio, anche tu vedi tutto aperto, anche in coda, addirittura anche la Salernitana. Più indiziato il Genova della Salernitana a questo punto. Perché il Genova sembra avere tante reazioni. Beh, il Genova sta facendo veramente un campionato pazzescamente negativo. Però, come diceva Paolo, gli attaccanti dove sono? C'ha destro e poi? Cioè, non so come l'hanno costruita sta squadra. Ma è un peccato mortale, cioè che una Genova e il Genoa, insomma, sia in queste condizioni è veramente... Fa veramente male, perché è una società gloriosa, una società che ha sempre fatto bene, una società che sta bene in Serie A. E la Salernitana ci deve credere fino alla fine, perché è bellissimo vedere l'entusiasmo di col Milan, ma certo che deve crederci. Fin quando, guarda, c'hai ossigeno e i punti ci sono per salvarti, devi assolutissimamente credere. Devi giocartela fino alla fine. Il Cagliari cosa sta facendo a proposito? 0-0 ancora. 0-0. Sta giocando molto bene. Sta perdendo due punti importanti. Anche tu metti dentro Udinese, Bologna, Sampdoria, tutti sì. Sono tutti a bella lotta anche dietro, ma vedi, è bellissimo questo campionato, perché proprio dietro sono là 7-8. Davanti sono 5-6, è bellissimo così, dai. Così è veramente bello. A me piace così. Dove c'è molto pathos fino alla fine. Paolo, dove può arrivare la Fiorentina? La Fiorentina è due punti dalla Champions League. La Fiorentina ha dimostrato di aver superato Fiorentina-Atalanta, insomma, se la so giocata, viso aperto, poteva succedere anche il contrario, che vincesse l'Atalanta per 1-0. Però già giocarsela alla pari con l'Atalanta, insomma, è un bel vedere. Tanta roba. La Fiorentina ha due punti della Champions League. La Fiorentina ha dimostrato di aver superato Vlahovic, ora ha ritrovato Piontek, che segna di continuo. Segno che non è il calciatore che fa la differenza, questo per dirlo ad Allegri, non è l'attaccante che fa la differenza, è il gioco della squadra che fa la differenza, perché comunque Piontek sta trovando continuità di gioco. La Fiorentina è entusiasmo, ieri vedevo come Italiano caricava la curva, quindi c'è entusiasmo. Italiano è un ottimo allenatore, già l'ha dimostrato l'anno scorso allo Spezia, due anni fa contro lo Spezia, l'anno scorso in Serie A ha fatto all'esordio una salvezza che nessuno avrebbe detto che lo Spezia si sarebbe salvato, e qua stanno con la Fiorentina, sta facendo grandi cose. A volte si va a cercare Mourinho a Roma perché ha il nome di Mourinho, quando poi si lasciano ad altre squadre allenatori bravissimi come Italiano, o ti posso fare il nome degli altri 10 allenatori in Serie B che sono veramente molto molto bravi, molto più preparati di Mourinho, che però non hanno il nome di Mourinho e quindi vanno a giocare a Roma. Beh, ti ricordo che Dionisi è lo stesso Italiano, se non sbaglio 4 anni fa erano in Serie D. Se mi dai... Dionisi fino all'anno scorso non ci avrebbe puntato nessuno. Io mi ricordo un articolo di giornale che diceva, quando il Sassuolo ha annunciato Dionisi, diceva: chi è Dionisi? Come se il Sassuolo si stesse ridimensionando. Quando il Sassuolo ha lanciato... Io pensavo che il dopo... Come si chiama l'allenatore amico tuo? De Zerbi. Dopo De Zerbi il Sassuolo sarebbe crollato. Invece devo riconoscere... Il Sassuolo è un progetto, Antonio. Il Sassuolo è un progetto. Io sono convinto che anche un Andrea Pirlo, che per me resta un ottimo allenatore e l'anno scorso era sulla panchina sbagliata, a Sassuolo avrebbe fatto molto molto bene. Perché è una cittadina tranquilla, una piazza molto tranquilla. Tra l'altro a Reggio Emilia tifano più per la regina che per il Sassuolo. Sì, piazza molto molto tranquilla, dove si può crescere e dove si è supportata da una società seria. E quindi Dionisi sta facendo molto molto bene e si sta dimostrando davvero un ottimo allenatore. De Zerbi anche, che comunque a Sassuolo è maturato molto rispetto a Foggia. Ora in Ucraina è primo, con 4 punti di vantaggio sulla seconda. E non è poco, quindi significa che è cresciuto e ha fatto il salto che doveva fare. Non capisco perché De Zerbi
è dovuto andare in Ucraina per mostrare il suo valore. Bravo il mio amico Carlo Nicolini che l'ha portato lì, però è Certo. un rimpianto per tante scuole italiane, perché un De Zerbi alla Roma avrebbe fatto benissimo. Giorgio, cosa ti fa pensare che due allenatori che 4 anni fa stavano in Serie B stanno facendo così bene in Serie A? E parlo di Dionisi e di Ma Italiano. basta che facciano giocare le loro squadre come Dio comanda, Quanti allenatori capisci? Beh, bravi ci sono nelle categorie inferiori, Giorgio? come diceva Paolo, sì, ma come diceva Paolo, De Zerbi è andato là e sta facendo benissimo. Questo ragazzo sta facendo benissimo anche lui. Sta facendo benissimo anche lui. Ormai il Sassuolo è sulla strada giusta come l'Atalanta. Questi qui andranno avanti per anni e anni e anni, si divertiranno a stare in Serie A. Come diceva Paolo, Sassuolo è una piazza. Poi, Guadagneranno tanti soldi le società perché comunque sono società in attivo. vabbè, te credo. Sanno prendere, sanno valorizzare e sanno vendere. E reinvestono di nuovo settori giovanili e tutto quanto. E sono destinati a fare ottimi campionati. Poi stanno molto attenti ad andare a prendere appunto questi ragazzi giovani, che nessuno per carità ha la bacchetta magica, però basta che questi allenatori ti facciano giocare a calcio come Dio comanda e basta, su. Senza tanti tatticismi, con organizzazioni, ma nella massima libertà d'espressione. Queste sono squadre che giocano organizzate nella massima libertà d'espressione, punto. E il Sassuolo, vedi, l'ho visto con la Juve, mi è piaciuta moltissimo. Questo Traoré, questo è bellissimo da vedere, Raspadori, Bernardi, ma ce ne sono tutti, tutti, mi piacciono, hanno il concetto vero dello sport. Giocano e si divertono, e divertono il pubblico, e divertono l'allenatore, e divertono la società. Io amo questo calcio, punto. Io i tatticismi proprio li lascio agli altri, Non organizzati, ma possiamo nella massima libertà d'espressione. E allora vedi il che chiudere Sassuolo con sta là, queste è tra quelle che considerazioni. seguiranno queste squadre. Non possiamo chiudere che con queste considerazioni. Grazie Giorgio per essere stato con noi. No, grazie a voi perché avete visto che col telefono sono un po' un disastro, lo muovo, faccio quello. Vabbè, Antò, ti manderò quelle impressioni così le farai vedere a Paolo e poi a Mario e così gli rinfreschi un po' la memoria, capiranno che non so solo parlare abbastanza bene, ma nella mia vita ho fatto fatti e mi sono divertito Va tantissimo. bene, grazie Giorgio. Grazie Sarà un Paolo, piacere, grazie Giorgio. Antonio. Grazie A Paolo. disposizione quando vorrete, tra un anno, 2, 6 mesi, quando vorrete io ci sono. Va bene? Grazie Giorgio, davvero Grazie grazie. mille ancora. Un abbraccio. Ciao. Grazie Ciao a Giorgio Paolo. e ai vostri E ascoltatori. Ciao 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 l'appuntamento ciao per la prossima ciao. settimana. Ciao, buona serata Ciao a tutti. Antonio, un abbraccio, ciao Ciao. Antonio. Anche a te Paolo, ciao. Supermercato.